enti locali della Val Travaglia perché venga risolto l'annoso problema delle discariche abusive nei boschi. Quando ero piccolo i trattori venivano qua e scaricavano l'immondizia che una volta usavano così. 50 anni di rifiuti di ogni genere che le piene hanno trasportato a valle. Siamo a Monteglino Val Travaglia, 1400 abitanti, quasi 2000 in estate. Luogo di villeggiatura a due passi dal Lago Maggiore che diede i natali a Giovanni Carnovali, detto il Piccio. Adesso si tratta di bonificare quest'area. Chiaramente noi non possiamo, non abbiamo né i mezzi né economici né organizzativi per poter far fronte. Rifiuti urbani, ma anche batterie, medicinali, pneumatici e auto. Necessaria la rimozione e la bonifica. Noi rivolgiamo un appello alla regione, alla provincia, perché ci vogliono molti soldi per fare questo intervento e veramente chiediamo a loro, all'istituzione, chiediamo un grosso aiuto che sicuramente faremo la nostra parte. Ma la discarica in questione non è l'unica. A lato, sulla strada che dal paese porta a Cugliate Fabiasco, in mezzo a bellissimi faggeti, si trova di tutto. Stiamo sicuramente iniziando un primo approccio con le scuole, le nostre valli, per cominciare un discorso legato all'educazione delle giovani generazioni e un rispetto maggiore per la natura. È una questione di senso civico perché anche da fuori paese, dice il sindaco di Monteglino, vengono a scaricare sul nostro territorio. Necessari anche più controlli.